Piazza San Giustino rinasce, si apre così l'evento celebrativo della riapertura della piazza principale della città di Chieti, rimasta chiusa per svolgere lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana durati circa 3 anni. Ieri sera la cerimonia di inaugurazione, iniziata con la benedizione dell'arcivescovo Bruno Forte e presentata dalla conduttrice RAI Pamela D'Amico, ha visto numerosi ospiti esibirsi, in prima linea le ragazze della ginnastica ritmica di Armonia d'Abruzzo, che hanno aperto le danze, seguite dall'esibizione musicale di Virtuosi di Kiev. Coro Giacomo Puccini del maestro Loris Medoro, il coro delle Zingarelle e quello dei Mattatori, fino a concludersi con la proiezione video sulla cattedrale, la piazza si racconta a cura di Online Display e l'accensione delle luci della piazza. Ce l'abbiamo fatta dopo anni di fatiche, anni di sacrifici sotto tutti i punti di vista. Abbiamo raggiunto questo obiettivo. Scusate, ma sono emozionato ed io sono orgogliosissimo per me e per tutta la città. È un primo risultato che la nostra amministrazione, che la mia amministrazione raggiunge. Non sarà l'ultimo, perché abbiamo in mente di, prima della fine della legislatura, di portare a compimento altri progetti che ridaranno nuova luce, nuova vita a questa città e soprattutto ridaranno a Chieti la dignità di città di capoluogo. Queste le parole del sindaco di Chieti Diego Ferrara, dense di emozioni, seguite da quelle dell'arcivescovo Bruno Forte, che ha dichiarato: questa piazza è l'incontro di tutte le componenti che fanno la storia e la vita di Chieti. La componente spirituale e religiosa, la bellissima cattedrale, la componente dell'amministrazione pubblica, civile, il palazzo comunale, la componente della giustizia e il tribunale, ma anche poi le botteghe, i luoghi di commercio che ci ricordano l'incrocio e anche la collaborazione necessaria fra tutte queste componenti. Quindi Piazza San Giustino diventa non solo il cuore della città, ma il simbolo di un futuro da costruire tutti insieme, ognuno con la propria responsabilità, ma in profondo dialogo e cooperazione con gli altri.